Ehi, lo sai che su Fandomio puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Da più di un mese non si avevano notizie su Spider-Man Lotus, ma alla fine è arrivata la notizia che tanto aspettavamo, ovvero Spider-Man Lotus è stato confermato, verrà rilasciato su YouTube. E diciamo tutta la questione legata ai commenti razzisti del regista, dell'attore protagonista, non andranno ad intaccare questo progetto, che sembrava essere a rischio perché comunque non c'erano più aggiornamenti. Ci sono state molte critiche nei confronti dell'attore protagonista e del regista per questi commenti che sono saltati fuori, ma alla fine insomma era un qualcosa che riguardava loro da giovani, cioè sono commenti che hanno fatto durante il periodo adolescenziale, si sono già scusati, hanno già detto che insomma sono stati errori del passato che non hanno più commesso e che ora sono persone completamente diverse. Ora, io non dico che su questo bisogna chiudere un occhio perché comunque sono stati commenti abbastanza pesanti, se insomma avete letto, se vi siete informati, ma sarebbe stato un enorme peccato rovinare questo progetto che ormai è completamente finito. Ci hanno lavorato un sacco di persone hanno donato per poter realizzare questo progetto fanmade che è costato più di 100.000 dollari, quindi non un budget indifferente per essere un prodotto fanmade. E quindi dai, sono contento che alla fine l'hanno confermato. Dopo aver visto il trailer sembrava veramente una prova interessante, quindi sarebbe stato troppo un peccato non vedere il prodotto completo. E ora avevano detto che sarebbe uscito durante l'estate, ma anche dopo l'estate, quindi aspettiamocelo, diciamo tra settembre e ottobre, più o meno come periodo. Vediamo se nel frattempo salta fuori anche un trailer finale. Vi aggiornerò su tutto quello che potrebbe essere interessante. Quindi iscrivetevi al canale su Twitch e tutti gli altri social in descrizione per restare appunto aggiornati su i prossimi aggiornamenti che arriveranno su questo Spider-Man Lotus. Per il momento, da questo posto su YouTube del canale appunto dove caricano trailer e tutto insomma su Spider-Man Lotus, hanno confermato che arriverà su YouTube come doveva essere, che ci stanno lavorando duramente. Con questo vi saluto ragazzi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.